L'arresto ai domiciliari del comandante della stazione di San Salvo dei Carabinieri Antonello Carnevale del maresciallo Giuseppe Mancino è stato un fulmine a ciel sereno che ha scosso ieri l'intera comunità. Dovranno spiegare perché 1490 euro in banconote contraffatte non sono state sequestrate. I due, difesi rispettivamente da Alessandro Orlando e Fiorenzo Ceri, negano e sono accusati di peculato perché, secondo la ricostruzione della DDA Aquilana, nell'aprile scorso avrebbero prelevato denaro falso dall'auto di un pregiudicato locale fermata per un controllo. Per altre 910 euro, però, era scattato il provvedimento e la verbalizzazione da parte di altri militari della stessa stazione. Il sequestro sarebbe stato messo anche per altre banconote di prova ricevute il giorno prima da carnevale da una fonte confidenziale. Il maresciallo Mancino Inoltre è accusato di divulgazione di segreto istruttorio perché avrebbe passato via smartphone intercettazioni videoambientali riguardanti un caso di cronaca, il tutto durante la fase delle indagini preliminari. Secondo la DDA Aquilana, inoltre, avrebbe effettuato accessi abusivi al sistema informatico investigativo per interrogare il database per, come si legge nell'ordinanza, ragioni estranee all'attività propria dell'ufficio e del servizio istituzionale svolto. Nell'abitazione del maresciallo Mancino infine sono state trovate sei scatole di munizioni da guerra calibro 9 Parabellum detenute illegalmente. Nell'inchiesta partita inizialmente da Chieti per poi essere spostata all'Aquila, sono indagate quattro persone. Gli arresti di ieri arrivano a soli cinque giorni dal Consiglio Comunale straordinario durante il quale il sindaco Tiziana Magnacca conferirà la cittadinanza onoraria di San Salvo alle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza per ringraziargli delle svariate operazioni contro la criminalità. Per quanto riguarda invece Carnevale aveva ricevuto il riconoscimento a Campobasso di comandante di stazione 2017 per meriti di servizio.